Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video di acquisti, sono gli ultimi acquisti che ho fatto più o meno nell'ultimo mesetto e ho comprato un bel po' di cose. Alcune cose sono diciamo invernali e altre invece primaverili estive, quindi che mi inizieranno a servire proprio in questo periodo. Partiamo da questo che vedete, questo non è un acquisto ma è un regalo, l'ha fatto un'amica di mia madre. È un super sciallone di lana invernale rosa bimba, bianco e giallo ocra. È bellissimo. Mi hanno detto che assomiglia a una cosa per vecchiette, ma io l'adoro. Me lo sono immaginato quest'inverno non tanto su un cappotto, una giacca, ma quanto al lavoro. Quando non so, i termosifoni non sono ancora accesi, oppure ho una maglietta leggera convinta di essermi vestita bene, invece poi fa freddo in ufficio, vado girando con questa cosa da nonnina. Mi sono immaginata così quest'inverno. Poi continuiamo da questa busta, vediamo un po' cosa fuoriesce. Allora, queste sono le capsule, gli integratori alimentari al beta carotene. C'è Red Orange Complex, vitamina C, vitamina E, vitamina B2, rame e selenio. Sono quegli integratori alimentari che aiutano a fortificare le difese dall'esposizione solare. La linea è la Carovit Forte Plus. E in regalo, nella confezione, c'è questo stick 50 più dovrebbe essere della Dermasol, non riesco a vedere, ad alta protezione, vediamo se riesco, SPF, no, SPF 30. Per ora ne ho già uno aperto e uno da iniziare, quindi questo qua lo metterò da parte. Questa era una per mia sorella, se le dimenticate me li sfrutto io. Poi, sempre per quanto riguarda il sole, questo è il della Cliosan, è il latte dopo sole lenitivo, è lo stesso dopo sole che ho usato l'anno scorso, che mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso all'MD supermercato di scanto sotto casa, 2,50 euro, 60 non ricordo, sono 250 ml, come dicevo mi è piaciuto tantissimo e di questo c'è anche una recensione, ve la lascio giù nell'info box. Ancora, salva talloni in silicone, praticamente da mettere, un salvacalze scrive qui, da mettere nelle scarpe con la parte dietro chiusa, una ballerina, una décolleté, che fanno un po' di spessore, evitano che la scarpa scivoli, si rompono le calze, eccetera. Proseguiamo. Della Kiko, il top coat mascara, quello che mi piace di più sarebbe il top coat allungante, quello con le fibre. Io spesso e volentieri compro i mascara top coat di Kiko perché mi piacciono tanto. Io l'ho provati tutti quanti. Sì, questo qua è il mio preferito, sarebbe quello verde se non sbaglio. Sì, è questo qua verde con le fibrette. Hanno una texture molto delicata, quindi molto leggera, quindi può essere messo sopra a un mascara già secco per evitare ovviamente che si spezzino le ciglia con un mascara già secco. L'ho pagato in offerta 3,95 euro. Ora lo metterò subito in utilizzo, l'avevo messo da parte. Non so neanche se sono ancora in offerta, perché questo l'ho comprato un po' di tempo fa. Poi l'ho trovato, stavo tornando in macchina dal lavoro. Questo braccialino con cristalli molto carino, così ho visto una cosa sbrilluccicosa come una gazzalatra, il mio occhio è andato lì, ho detto, oh, che cosa sei? Pensavo fosse un orecchino rotto, invece era un braccialino molto carino con un fiorellino qui, molto carino, mi piace, delicato. Poi sempre della Cliosan, la crema solare protezione alta pelle chiara SPF 50, resistente all'acqua, SPF fisiologico, dermatologicamente testato su pelle sensibile, quella adatta anche per i bimbi, se domani inizio ad andare a mare, ho la protezione.
Poi dal sito lentiamo.it, dove acquistiamo le lentine a mia sorella, c'è tutto un discorso di sconti e di punti, e con i punti ho preso questo contenitore, da dove si apre? Di qua, porta lentine, qui la copertina, quella cover rosa bellissima, molto anni 80. Si apre, c'è un bello specchio, non mi voglio accecare, il contenitore delle lentine, una pinzetta, il liquido, questa è la pinzetta per togliere la lentina, e poi c'è, non la vorrei sporcare, anche una ventosa per prendere, eventualmente uno avesse le mani sporche, la lentina dal contenitore e metterla nell'occhio. Non li voglio sporcare perché sono cose disinfettate. Già ne avevo preso un altro, sempre sullo stesso sito, sempre con lo stesso discorso di sconti, però si è rotto, sta sulla scrivania e devo cestinarlo, visto che ora vi ho fatto vedere questo, quello andrà a finire nei prodotti smaltiti. Poi uno smalto arancione, bellissimo, del Jovove, non so, sono 12 ml e si chiama numerazione Mandarino 2, 2B. Questo l'ho pagato 1,50 €, l'ho preso di recente perché il mio arancione di fiducia era finito e quindi dovevo sostituirlo. Quindi ora lo metterò in funzione. Io adoro gli arancioni in estate, in inverno, primavera, estate, non tutte le stagioni, in tutte le salse. Continuiamo, OVS, ho acquistato da OVS di recente, sono andata. Ho acquistato dell'Essence i patch per togliere i punti neri, servono sempre, e poi della collezione KY, Happy KY, i calzini con la faccina carina. Sono troppo carini, non me li potevo lasciare scappare. I calzini quanto li ho pagati? Allora, questa è la maglietta, questo... aspettate... 3,79 €, non li potevo lasciare, sono troppo carini. C'è il cupcake qua che sorride, troppo carino. Non li potevo dire, non ti lascio qua. In quella stessa giornata sono andata a acquistare un pensierino per i figli di una mia amica e ho preso, vabbè, un paio di magliette. Ho pensato quasi quasi, questi calzini li regalo alla bimba, poi li ho guardati, no, li voglio io. Pazza. Poi... un attimo solo, io mi devo allungare. Sono passata da Bottega Verde due volte e ho buttato tutto in questa busta. Mi hanno dato il catalogo dei solari a disposizione. Una cosa interessante, questa volta hanno lasciato, forse la linea più innovativa sarebbe, un attimo solo che ve la voglio prendere perché ho avuto modo di sfogliare, almeno per i fototipi, quelli bianchi come me. Dovrebbe essere questa, è una linea senza parabeni eccetera, hanno un prezzo relativamente alto, 25-30 € per uno spray solare, però ho visto che sono abbastanza ottimi. Poi vabbè, sconticini vari, forse questi saranno anche scaduti, devo controllare. E poi ecco qua, ho preso della linea argille di bellezza, la maschera purificante opacizzante all'argilla di Sicilia, olio essenziale di eucalipto e timo per pelli impure e grasse, è una maschera. È parecchio che non faccio una maschera all'argilla. Poi ho per questo, quanto l'ho pagato? Un attimo solo... ok, veniva 14,99 €, c'era lo sconto 7 €, sì. E poi ho acquistato della linea Manicure il trattamento rafforzatore con estratto di bambù per unghie che si sfaldano, e questo invece veniva 10,49 €, meno 7,50 €, quindi praticamente pochissimo. E vabbè, mi ha fatto pagare la shop perché non avevo, avevo la borsa piccolina e quindi non avevo modo di portarlo in giro. E poi dell'ultima collezione beauty di Bottega Verde ho voluto provare il gel corpo tonalizzante e illuminante, sono 40 ml, costo 10 € se non erro. Ho provato il campioncino su una mano, praticamente è un gel trasparente con piccole palline di colore, diciamo pigmento, che
rilasciano un po' di colore, un calore sulla pelle e lasciano quell'effetto un po' abbronzato. Si costava 17,99 euro prezzo pieno, io l'ho pagato praticamente 10 euro, c'era lo sconto. E ovviamente i soliti campioncini, campioncetti. Questo cos'è? Un altro super offerta. Io poi li butto qua dentro e me li scordo, vabbè, non fa niente. Ho avuto crema dopo sole, abbiamo un po' di cosine che poi piano piano vorrei, li provo sempre se sono qualcosa di interessante. Ovviamente ve le vado a recensire. Shampoo purificante, leggerezza, lunga durata, la mela verde, lime, potrebbe essere interessante per chi ha i capelli un po' grassi. Vabbè, e altre creme e cremine. Un altro shampoo all'avena per lavaggi frequenti. Sembra che forse all'avena qualcosa avevo provato, non mi ricordo se era della Idea Bellezza. Da provare. Ributtiamo tutto dentro. Quando risvuoto per poter caricare il video, li rimetto a posto. Poi sono passata da acqua e sapone, anche se c'è la busta di Bata. È Bata questa? Sì, sì, Bata. No, Alcott. Ma non sono passata da Alcott. Non mi ricordo. Ok, comunque sono passata da Idea Bellezza, che mi da acqua e sapone mi servivano un paio di cose. Ho comprato i fantasmini bianchi in cotone con per le ballerine, perché sono sempre utili. Questo quanto li ho pagati? 1,10 euro. Poi ho comprato la soluzione schiarente della Schultz. Questa la uso da sempre, mi piace tantissimo. C'è anche una recensione sul mio canale e l'ho pagata 4,98 euro. E infine della Neutromed ho comprato il gel il detergente intimo attivo con salvia e aloe vera con pH 3.5, che è il pH che una donna in fase tra virgolette riproduttiva dovrebbe riservare per le zone intime, almeno così mi ha detto il dottore. E l'ho pagato 3,49 euro per 400 ml. E c'era in omaggio una tovaglietta per l'intimo, carina perché ha anche il bordino colorato in azzurro, mezzo azzurro e mezzo rosa. Sempre carino, sempre utile questi piccoli asciugamanini. Io di solito poi li porto in palestra per asciugare le parti intime separate dall'accappatoio. Poi sono andata due volte anche da Idea Bellezza, prendo una bustina alla volta, prima questa, e ho acquistato anche lo scontrino. Sono andata tutte e due le volte da Idea Bellezza, che non era quello dove lavora la mia amica, quindi niente campioncini. Ho preso dell'Antica Erboristeria lo shampoo addolcente, vitamina B1, bisabolobo, non so cosa sia, vitamina C alla camomilla per capelli delicati, 250 ml, 1,50 euro. E poi della Schultz lo shampoo ravvivante. Ora non ricordo se si era ravvivante quello che uso di solito, perché la Schultz è uscita con anche un balsamo e uno shampoo ristrutturante sempre alla camomilla, che prima o poi devo provare. Comunque questo qua l'ho già provato, ovviamente c'è la recensione sul mio canale, ve la lascio giù nell'info box. E poi l'ultima volta che sono passata da Idea Bellezza ho acquistato un po' di cose. Allora, la linea solare della G-Cube, dei prodotti solari della G-Cube ogni due anni più o meno acquisto i loro prodotti, perché per quanto sono grandi mi durano due anni consecutivi, credo che questa volta mi dureranno tre anni consecutivi. Allora, c'era l'offerta, se acquistavi tutti e tre i prodotti della linea con un piccolo sconto ricevevi anche la borsa mare, o in giallo o in celeste. Io l'ho presa celeste perché è uno dei miei colori preferiti, quindi ho preso questa. In totale la linea veniva poco più di 35 euro e io l'ho pagata
30 euro, quindi ho avuto uno sconto più o meno di 5 euro, considerando che dovevo comprare comunque la borsa madre, che quest'anno non ce l'ho, l'anno scorso l'ho dovuta buttare, quindi più o meno ci avrei messo un'altra 10 euro vicino, ho avuto uno sconto di 15 euro, super giù. La linea è fatta ovviamente di 3 prodotti, 1, 2, 3. C'è lo shampoo dopo sole per tutti i tipi di capelli con l'olio di jojoba e beta carotene. Questo da solo costa 10 euro e sono 250 ml, credo. 250 ml. Poi la maschera, sempre Sun Care, dopo sole per tutti i tipi di capelli, all'olio di jojoba e beta carotene. Sono 50 ml al costo di 12,90 euro. E infine lo spray protettivo, quindi da mettere prima dell'esposizione solare e durante l'esposizione solare con olio di jojoba, sempre con i filtri solari, ovviamente una cozzaglia di schifezze sopra, ma non fa niente. Questo da solo costa 12,90 euro. Ok, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Ora sistemo tutto, rimetto tutto in ordine e poi piano piano caricherò questo video, perché ho ancora in fase di caricamento 2 video prima di queste. Io nel frattempo vi mando un bacio e sicuramente voi vedrete questi prodotti recensiti nelle prossime settimane. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!